Buongiorno amiche mie. Allora, mentre io mi incremo sempre con la mia crema effetto matte, oggi non faccio il lancio della crema, vi volevo anticipare che oggi parleremo di trucco con prodotti in crema, visto che in molte mi avete scritto che per chi porta le lenti, per chi ha fastidio del bruciore degli occhi, la soluzione delle creme sembra piaccia e perché una pelle un pochino più sognata a volte è una soluzione vincente per dare quell'effetto di un po' più di morbidezza, di idratazione all'incarnato. Allora, non uso primer oggi, ok? Di modo che metto la crema, se no mi dite sempre che metto troppe cose. Cerco di fare invece un trucco con le creme molto 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 veloce. Allora, l'occhiaia, come vedete, oggi è molto segnata, quindi la cosa, ad esempio, quando mi sveglio così, alla quale non posso proprio fare a meno, sicuramente il correttore arancio che avete già visto utilizzare, il numero 58. Il trucco funziona per effetto di colori complementari, vale a dire l'arancio e il blu sono complementari tra loro, quindi tendono a neutralizzarsi. Questo è un arancio abbastanza delicato, di modo che non fa un effetto subito da dover mescolare, cioè di una semplice gestione. Quando lo passate neutralizza quello che è il bluastro dell'occhiaia, il grigiore, e vi dà quell'effetto di lucentezza, cioè per dire se dovete appunto, come vi ho detto ieri, uscire velocemente così, passato questo vi dà quell'effetto un po' più di freschezza. Oggi utilizzo un fondo invece più BB Cream, Beautifier, che in questo caso utilizzo il numero 105 perché, come avete visto ieri con l'altro fondo, di questo avevo la versione da abbronzata che è la 107, quindi per chi è un po' più colorita di me, chi è un pochino più mediterranea, può andare tranquillamente con la 107. Qual è la caratteristica delle BB Cream? Ora ve lo sto facendo vedere con la Beautifier di Inglot, ma voi potete farlo con qualsiasi BB Cream, è quella di omogenizzare l'incarnato, di renderlo un pochettino più, vedete, più compatto, ma non coprente, perché lascia una trasparenza molto alta. Diciamo che per chi vuole un effetto super naturale. Qui però io un po', potreste anche non metterlo, ma io un po' di correttore me lo metto. E visto che dobbiamo fare tutto quanto con le creme, mi uso questo che avete anche questo più volte visto, mi avete visto utilizzare, è quello che da una parte ha il correttore, dall'altro lato ha l'illuminante. Perché segue tutti i tutorial, sa perfettamente che io l'altra volta l'ho comprato del colore sbagliato, perché anche io sbaglio colorazione. Quindi, visto che è un pochino troppo chiaro, cosa faccio? Mi ci mescolo all'interno semplicemente una punta dell'arancio che ho utilizzato prima, che me lo va a tonalizzare. Qui è il numero 102, quindi sappiate che se prendete il 102 è di questo chiarore. E cos'ha questo dall'altra parte? Dall'altra parte quindi ha il correttore e l'illuminante, ho sbagliato lato ovviamente, che a questo punto potete mettere qui, sempre per tornare nel discorso del trucco in crema. Col pennello da fondo con il quale prima ho messo la BB Cream, va da sé che questo adesso va pulito, perché non posso ovviamente ripassare il fondo con un pennello all'interno del quale c'è l'illuminante. Concetto in crema, vado con un blush in crema. Visto che del 93 l'altra volta ne abbiamo usato proprio a profusione, cioè il fard, quello il blush in crema, cioè non è proprio un blush, è un all face perché posso usarlo dappertutto. E oggi mi utilizzo il 92 che è più arancio rispetto al 93 che è più rosa. Ma siccome voglio usarlo appunto su tutto quanto il viso, prima mi passo un qualcosa sull'occhio. Oggi non uso il primer, o meglio, quello che si definisce un vero e proprio primer, ma utilizzo una cosa che di norma io uso come primer e si può fare, vale a dire gli eyeliner, quelli in crema, sono fatti in questo formato perché possono essere passati o come eyeliner oppure come ombretto o in maniera più diffusa come primer. Ovviamente dovete essere rapidi nella stesura e oggi ne passo, vedete, uno che è proprio nude, carne, e è un pochino luminoso e questo è il numero 94. Su questi ovviamente l'aderenza è altissima, quindi quando io vado ad applicare poi qualsiasi ombretto durerà tantissimo. Ma visto che io oggi voglio farlo tutto con le creme, praticamente qui sopra lo voglio appunto un pochino satinato e luminoso, perché praticamente utilizzo questo come base su tutto quanto l'occhio. In realtà in crema potreste usare due cose, questo che ho deciso di usare oggi, altrimenti avreste potuto utilizzare i blush, quelli in stick, ieri ho utilizzato quello come illuminante, e avreste potuto utilizzare questo qui, ad esempio questo qui è Jupiter, che sapete che mi piace tanto, che rimane un effetto un po' rosato, delicato, e diciamo che per chi ha problemi o paura nella stesura, rimane un po' più semplice. Inizio a applicarmelo come blush.
Melo picchietto piano piano. Se ce n'è troppo, col pennello da fondotinta vado a ammorbidire la sfumatura. Quindi io posso scegliere di aggiungere quanto ne voglio. Per il momento rimango così. Prendo un altro po' di prodotto, ma vedete sempre poco per volta, e lo vado a passare. Ovvio. E me lo vado a passare a mo' di ombretto, in questo caso, qui nell'incavo. Quando faccio questi tipi di trucchi e vado super veloce, l'Aquastic, lo sapete che è un mio amico, cioè ormai non vi sto dicendo niente di nuovo, riconoscete tutti questi prodotti. Quindi in crema lo passo in questo modo, prendo il pennellino, prima che si asciughi, lo picchietto nella palpebra mobile. Vedete, dà un effetto super naturale, leggermente rifrangente, ma soprattutto non si leva, proprio non si leva. E per chi ha problemi di lenti, di occhio che lacrima tanto, o appunto anche di una stesura facilitata, perché ovviamente sono proprio facili, può passare tranquillamente questo. Per chi ha problemi di lacrimazione all'interno e la matita nera non tiene, il 77, che sono tutti quanti gli stessi prodotti, cambiano le colorazioni, quindi lo potete fare di qualsiasi colore volete, vogliate. Il 77 con il pennellino passato dentro l'occhio, no, non fa male, si resiste. Se ci mettete il Duraline resiste pure alle cascate, ovviamente vi potete fare il bagno in piscina. Prendetene poco perché ne basta poco. Il pennellino, se vi dovesse piacere, il 31T. Se lo volete fare sfumato come ho fatto io di qui, praticamente, dopodiché l'avete visto, l'ho tirato, invece ora vado leggermente a sporcare le ciglia. Vado a fare questo effetto di lieve movimento tra le ciglia, portando in fuori. Una cosa carina sotto, per non renderlo così forte, se lo volete sfumare un po', sempre col 94 che avete usato sopra, vedete? Potete accompagnare la sfumatura. Sopra non l'ho passato, me ne passo una punta qui. Solo qui nell'angolo per non lasciarlo vuoto. Ma visto che ho sfumato sotto, sfumo anche sopra. Vado a ripassare anche le sopracciglia in gel. Pennello pulito. Io utilizzo il colore numero 16. Passo un po' di mascara. Mettiamone un po' qui sotto, dai. Un po' qui sotto di lato. Gli Aquastic li potete pure mescolare. Quindi, ad esempio, sopra avevo passato il 15, che è un po' più freddo e più torto, ora vogliamo. E mi avete visto utilizzare tanto quest'estate anche l'8, che è oro. Aspettate che prendo il pennello giusto. In realtà questi potete quindi sovrapporli, mescolarli insieme. Se ad esempio con quest'oro adesso lo scarico un po' sulla mano. Volessi illuminare qui e volessi solo dare più al centro l'effetto della doratura, qui tra l'altro lo posso picchiettare anche semplicemente col polpastrello. Questo in realtà potete farlo con qualsiasi colore, a differenza delle polveri, questo lo potete mettere sempre facendo attenzione anche dopo aver messo il mascara, perché non essendo volatile non vi chiazza le ciglia. Ad esempio ora mi sono truccata, vedo che la guancia si è persa, quindi non ho incipriato, ve lo ricordate, abbiamo fatto tutto quanto con le creme, e vado ad aggiungere un po' di blush ancora sulla gota. Meglio, no? Io per abitudine ve lo faccio nei bordi, lo faccio sempre, vedete, vado intorno e non vado sopra, qui e qui, lo faccio sempre amalgamare con il fondo. Un'altra cosa che potete fare sempre in più, io non sto aggiungendo prodotti, sto prendendo sempre gli stessi, vabbè, oltre se volete appunto a rinforzare questo, è scaldare poco poco il lato esterno. Per chi odia le polveri, la soluzione, ci sono anche le salviette, che vi ricordate come funzionano? Si applicano sul viso e portano via, parapaparapam, vedete i puntini? Il sebo cutaneo. Come vedete, in realtà la BB Cream non ha
ingrassato troppo il viso, perché altrimenti, come avete visto in altri tutorial, questo sarebbe proprio rimasto già super imbevuto. Queste ve le potete appunto mettere in borsa e portare dietro durante il giorno. Sono molto comode anche per gli uomini, perché appunto quando gli uomini sudano, se no rimangono lucidi. Per chi ha una pelle tendenzialmente secca, questo già va bene così. L'unica cosa in polvere che va aggiunta è una cipria. Allora, se non siete amanti delle ciprie, io vi consiglio di prendere questa. Scusate, questo lo vedete sporco perché io le mixo, nel senso, questo sapete che è quello dove potete mescolarle come volete i prodotti, quindi li create. Questa qui in realtà sembra bianca, ma come vedete è completamente trasparente, non segna troppo, anzi in realtà quasi per niente, perché è molto microdizzata come cipria, e la potete appunto mettere in realtà sempre tutto quanto l'anno. Vi faccio vedere, guardate, se io faccio questo, l'effetto sbiancante non c'è. Sulle labbra vado con una tinta che so per giù riprende i toni, che è la numero 26, che a me piace tantissimo perché è un naturale ma una punta vivace. Con la tinta labbra io non amo la matita, però a volte è carino dopo, lo so, non vi sembra strano, ma in realtà è proprio carino dopo, andare leggermente ad ombreggiare un po' i bordi. E una cosa che potete fare con la matita è fare dei segnetti che sembrano delle ombre, ma che in realtà simulano le pieghette delle labbra quando sono molto impolpate. Io ci metto un'altra punta di mascara, vado col Promise perché il Promise le allunga di più, direi che si vede la differenza, quindi vado anche di qua col Promise. La cosa buona di abbinare due mascara, ad esempio, in questo caso ne ho messo uno infoltente e un allungante, anche riuscire a prendere il buono dell'uno e dell'altro. Io ripeto, questa cosa lo potete fare anche col mascara della Revlon, della Rimmel, della Maybelline, della L'Oreal, di quello che volete, però se avete due provate a fare una combo. Nel frattempo, prima di chiudere, ho trovato il 107 della Beautifier per farvi vedere la differenza, 107 rispetto al 105 che ho usato adesso, ve lo faccio vedere com'è ieri. Questo è il 105 che ho usato oggi, questo è il 107, quindi come vedete è un po' più caramellato, un po' più dorato, ora rimango così. E questo, per chi vuole un effetto molto naturale, molto morbido, è un ottimo compromesso, perché problemi di polvere all'interno dell'occhio va benissimo. Io spero vi possa essere stato utile, vi ringrazio anche per oggi, amiche mie, buona giornata!